Salve a tutti e bentornati e ritrovati qui su Hermes Channel Web TV in un'altra puntata di Sai Che. Ciao Valeria, come va? Ciao Pino, benissimo. Oh, dunque, di cosa parliamo oggi? Cosa ci abbiamo oggi di interessante? Oggi abbiamo un Sai Che stagionale. Scopriamo insieme alcune qualità di olive e le loro caratteristiche. Conosciamo un po' di più l'oliva pizzuta, l'oliva olivastra e l'oliva Simona. E poi abbiamo anche l'oliva Valeria. No, sto scherzando. Abbiamo il presidente della Fondazione Agricolture, Piero Tateo di Castellana Grotte, che ci spiega in questa intervista fatta da Donato Longo, insomma, le varie qualità e i loro benefici e insomma un po' di caratteristiche che magari tanti sanno ma alcuni no, tipo noi no. Però prima di vedere il video iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sul campanellino per avere fra i primi i nuovi video di Sai Che, e se avete un Sai Che da suggerirci contattateci, magari vi possiamo accontentare. Bene, e con questo ci possiamo vedere il video. Oggi per il Sai Che ci troviamo nel podere del signor Tateo Pietro, presidente della Fondazione Agricolture di Castellana Grotte. Piero, innanzitutto grazie per l'ospitalità che ci permetti di conoscere un po' questo mondo delle olive. Parlaci di questa qualità. Questo è un albero secolare. Grazie a voi intanto e buona giornata. Io credo che questo sia un albero molto conosciuto, si chiama cima di mola o cima di monopoli o pizzuta, è un oliarola tipo oliarola barese, oliarola salentina, ed è la cultivar più diffusa in tutta la zona dei Trulli e delle Grotte. È da qui che si ricava il 70% dell'olio di questa zona. È un olio dolce, non è piccante, molto diverso dagli oli tipo la coratina del nord barese, ma è un olio importante perché tanti anni fa era l'olio dei veneziani, partiva dai porti di Monopoli e di Mola, per quello si chiama cima di Mola o cima di Monopoli. Ci troviamo vicino a un altro tipo di albero, vedo che è verde, più verde dell'altro, ci vuoi spiegare un attimo il motivo? Questa è una oliastra. A Castellana si chiama così, a Putignano la chiamano racioppa, ad Alberobello, cerciad. È verde perché matura un po' più tardi e ha un olio ovviamente più amaro e più piccante. È un po' diversa dalla cima di mola che ha un olio più dolce. Eccola qua, si raccoglie anche dopo il Capodanno. Piero, ci troviamo vicino a un altro albero, lo vedo più giovane, ci vuoi spiegare perché? Questa è la famosa oliva Simona di Castellana Grotte, un'oliva importantissima perché tutte le ricerche che sono state effettuate negli ultimi anni, compresa una che abbiamo effettuato noi come fondazione, hanno dimostrato che è l'oliva migliore d'Italia e probabilmente del mondo, quindi è un'oliva importantissima che dà un olio molto buono, tant'è vero che prima l'olio della Simona si chiamava l'olio dei bambini, l'olio dei vecchietti o l'olio dei frantoiani, perché i frantoiani avevano la cattiva abitudine di rubare un po' d'olio ai contadini. Furbetto il discorso dei frantoiani però, e perché quest'albero è più piccolo, lo vedo diverso dagli altri? Perché effettivamente l'oliva Simona, la pianta dell'oliva Simona, riesce a crescere molto meno dell'oliarola. E su questo sono state avviate delle ricerche, ma è ancora troppo presto per spiegare il perché. Sicuramente assorbe meno sostanze nutritive dal terreno e meno acqua attraverso le foglie, però questo svantaggio, che crea anche una resa più bassa di produzione di olio, ha il grande vantaggio che dal punto di vista nutrizionale da qui si ricava l'olio migliore dell'Italia. Piero, grazie per la tua disponibilità, ci vedremo di nuovo se non sbaglio. Beh, se dobbiamo parlare dell'olio ci dobbiamo vedere, perché
sarebbe opportuno non parlarne qui sotto le piante, ma possibilmente in due frantoi. Io direi un frantoio tradizionale a fiscoli e uno di quelli moderni, continui, possibilmente a due fasi. Così capiremo perché l'olio si può estrarre in un modo e in un altro e quali sono le differenze fra le due tecnologie. Sai che può interessare o coinvolgere anche te?